Signor Zalfeld avrebbe dovuto dirmelo. Già, ho combinato un bel guaio. Ma volevo solo mettere al sicuro il quaderno delle ricette. Sì. Henriksen ha detto che dovevo prendere il denaro il più presto possibile, prima che il ladro vendesse la ricetta. Che carogna, l'ha imbrogliata con un misero trucchetto. Ma come si fa a essere così ingenui? Sono proprio una stupida, è tutta colpa mia. No, non dica sciocchezze. Se c'è qualcuno che ha fatto un errore, quello sono io. Lei non ha alcuna colpa. Comunque ha agito in buona fede. Può anche essere, ma non le ho reso un favore. Sistemerò io la faccenda. E come? Parlerò con Henriksen. Lo convincerò a restituirle la ricetta. Ecco la giovane donna d'affari e di successo. Congratulazioni. Sono una povera idiota, davvero. Riguarda Henriksen? Sì. Il mio ricettario è ricomparso. Ma è fantastico. Non credo, è troppo tardi, giusto? Maledizione. Perché non mi hai dato ascolto? Ti avevo promesso che avrei trovato il ricettario. Henriksen mi ha messo sotto pressione. Dov'era finito? L'aveva preso il signor Zalfeld. Che cosa ci voleva fare? Evitare che cadesse in mani sbagliate. Oh no. Maledizione, non avrei mai dovuto vendere i dolci baci. Se io non l'avessi messo nella cassaforte dell'hotel, tanto ormai quest'ora... è fatta. Ehi, guarda che voleva soltanto aiutarti. Sì, lo so. Risolverò questo guaio. Promesso. Aspetta, dove vai? Anche il signor Zalfeld me l'ha promesso, ma ormai è troppo tardi. Io non sono come Zalfeld. Nonna, perdonami. Mi sono separata dai dolci baci. Tania ha ragione. Non è l'unica ricetta che esista. Ce ne sono altre nel quaderno e posso inventarne di nuove. E poi con tutti quei soldi posso andarmene. Ma è proprio quello che voglio. Ecco. Attenta. Laura, ciao. 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 Stavo solo facendo una piccola pausa. Non c'è problema. Puoi stare quanto vuoi. Sì, lo so. Allora vi auguro una buona giornata. Ciao. Laura, dimmi, ti piace stare qui? Intendi al Fürstenhof? No, volevo dire nelle scuderie. Sì. Sì, tanto. Insomma, i cavalli hanno il potere di rilassarti. Sì, ecco, esatto. Allora perché non ti concedi una pausa ed esci a cavallo con noi? Adesso intendi? Sì, perché no? No, io non sono brava a cavalcare e poi devo tornare subito in cucina. Oh, un amante dei cavalli che non sa cavalcare, impossibile. Coraggio, mostraci cosa sai fare. Caterina, non hai sentito cosa ha detto? Deve tornare in cucina. Da quando sei così ligia al dovere? Non sei mai sgattaiolata via dalla cucina, magari per incontrarti col tuo innamorato? Come? Sì, con Mike. Se non sbaglio, stavate insieme. Sì, sì, hai ragione. È vero, ma non ho mai trascurato il lavoro, quindi io... Che ti prende, tesoro? Come mai questo terzo grado? Sono io il capo, scusa. Hai ragione, mi dispiace. Non era mia intenzione mischiarmi in faccende che non mi riguardano. Allora, arrivederci. Ma che ti è saltato in testa? Volevi provocarla, metterla in imbarazzo? Se non fossi sicura che Caterina non sa di me e Alexander, penserei che sospetti qualcosa. Altrimenti perché quella strana allusione e l'invito ad andare a cavallo? Voleva solo essere gentile o il suo scopo era mettermi in imbarazzo? Potrei chiederlo ad Alexander. No, meglio di no. Non ha più importanza. Che succede? Sei arrabbiato con me? Certo. Ti sei dimostrata insensibile e anche superficiale. Scusa. Che cos'era, eh? Una specie di vendetta? Vendetta. Non ti serbo alcun rancore. Alexander, non sono una che serba rancore.
Ti ho perdonato, te l'ho già detto. Certo, così te la sei presa con Laura. Volevi mortificarla? Ma no. Come puoi pensare una cosa del genere? Non avevo alcuna intenzione di ferirla. Ecco, tienilo stretto. Katarina, io ho deciso di stare con te, ok? Liberamente, non ti basta? Laura ha già tanti problemi. Sai una cosa? A questo punto credo che sarebbe meglio dirle che sai tutto. No, la situazione è già abbastanza penosa per lei. D'ora in poi cercherò di stare più attenta. Marie, qualcosa non va? No, è tutto a posto. Oggi sembri un po' strana. Sto riflettendo. Capisco. E su che cosa? Cerco di immaginare come sarebbe la vita se avessi tanti soldi. E come sarebbe? Meravigliosa, potrei fare tutto quello che mi piace. Che cosa, per esempio? In effetti non saprei. Vedi, è questo il mio problema. Andiamo, non mi direi che non hai idea di come impiegare quei soldi. Nessun sogno? Il mio sogno più grande è comprare di nuovo i dolci baci, ma non è possibile. Quindi credo che darò i soldi a mio padre. A tuo padre? Ha sempre desiderato aprire un ristorante. E tu? Cosa avresti in cambio? La gioia di vederlo felice. Ah, è vero. Anch'io vorrei tanto che i miei fossero di nuovo felici. I tuoi genitori sono le persone più felici che conosca. Così era, ma poi è arrivato Henriksen. Già, Henriksen è una di quelle persone che ottiene sempre quello che vuole. Ma cosa c'entra lui con loro? Niente. Buongiorno. Disturbo? Cerco di trovare il coraggio. E per che cosa? Per telefonare in ospedale. Non hanno ancora spedito il fax degli esami. Di sicuro non è un buon segno. Allora le chiamo io. Apprezzo l'aiuto, ma questa è una cosa che non posso demandare. Potrei accompagnarti. Devo andare comunque in ospedale per cambiare la fasciatura. Come va il tuo piede? Meglio, grazie. Ho ripreso a cavalcare. Ma non sviare il discorso, telefoniamo in ospedale e chiediamo l'esito degli esami. Cerca di capire. Io non voglio che tu o qualcun altro della famiglia abbia l'amaro compito di comunicarmi che i valori del sangue sono peggiorati. Parti dal presupposto che siano peggiorati? Perché tu non penseresti lo stesso? No, niente affatto. Io credo soltanto a quello che vedo. Ho tanta paura. Anch'io ho paura. Ma i tuoi timori non svaniranno rimandando quella telefonata. Lo so. È da stamattina che fisso angosciata il telefono. E poi l'ho anche promesso a tuo padre. Allora, togliti subito il pensiero. Io rimarrò qui con te, va bene? Charlotte Saalfeld, volevo sapere l'esito dei miei esami del sangue. Davvero? Nella norma? Grazie. Ah, Alexander, tempismo perfetto. Questa è la nuova specialità della casa e voglio il tuo parere.
Non so se ce la farò per cena. Accompagno mamma in ospedale. Come mai? Non sta bene? Al contrario, sta molto meglio. I valori del sangue sono tornati nella norma. Può riprendere la chemioterapia. È fantastico. Ho pensato di dirtelo subito. Grazie. E riguardo alla tua creazione, forse puoi tenercene un po' da parte. Oh, è naturale. Ma dovrai mangiare di sopra o nella sala delle rose? Il ristorante è riservato a due futuri sposini. Ah ah. E chi sono i fortunati? Li conosco? Non posso parlare finché non è ufficiale. Questione di deontologia, sai com'è. Allora mi arrendo. È stato così strano, eravamo uno di fronte all'altro. Capisco che cosa intendi. Invece qualche ora prima eravamo così. Sì, lo so. Oggi ho incontrato Alexander nelle scuderie. E allora? Allora niente, era insieme a Katarina. Mi ha chiesto se volevo andare insieme a loro a cavallo. Beh, è stato un gesto carino. Sì, comunque ero immersa nei miei problemi. Ero distratta e ho detto solo stupidaggini. Sì. Con Mike è lo stesso. Insomma, è un peccato, non capisco. Almeno prima eravamo amici, ma ora... siamo così impacciati, è orribile. Andrà tutto a posto, si è trattato di una notte. Già, che mi sarei potuta risparmiare. È stato stupendo. Anche questa è amicizia, no? Ok, messaggio ricevuto. Se voglio salvare l'amicizia, basta notti infuocate. Mike. Il tuo capo chiede di te. Pronto? Laura, mi rincresce doverla disturbare proprio durante la sua serata libera, però... mi creda, so quanto sia irritante quando il capo telefona a casa, ma purtroppo non avevo altra scelta. Bravo. Il ristorante è pieno zeppo, sì, è pieno di gente e ho bisogno subito di lei. Immediatamente. Esatto, ma le assicuro che non se ne pentirà. Grazie. Fantastico.